No, quando si vince, quando si va bene al sabato è sempre più facile fare allenamento. Allenarsi durante la settimana è tutto molto, molto più facile. Di là dell'argomento di tutti gli scherzi, state trovando una quadratura del cerchio che per, diciamo, l'inizio del campionato, che secondo tanto la gestione tecnica, diciamo, non c'era. Vi trovate meglio con questo modulo, una difesa che non prende gol da 3 partite ormai? Beh sì, non penso che solo la difesa, penso che tutta la squadra, non so, ora siamo meglio in campo adesso e penso che si vede. E i risultati parlano per questo, che portiamo a casa i risultati e dobbiamo cominciare così e andare avanti così, come stiamo facendo adesso. Gazzetta. Da Gattuso Iachini, tu hai leggermente cambiato ruolo, anche se poi fai difensore aggiunto in fase di non possesso e poi ti si chiede quella fase di spinta. Preferisci fare il terzino classico o anche questo sbattimento in più ti gratifica lo stesso? Beh, io faccio tutte e due, mi piacciono tutte e due le posizioni. O fare il quinto o fare il difensore sinistro non mi cambia tanto. Poi che cosa mi chiede il mister? Io lo faccio e non ci sono alcun problema. Volevo chiederti se ci dobbiamo aspettare, perché comunque tu hai avuto dei piccoli infortuni e ti hanno un po' condizionato, ci dobbiamo aspettare col proseguo delle partite una maggiore spinta in fase offensiva o è quello che ti chiede Iachini, stare un po' bloccato attento? No, no, sì, è chiaro che il mister vuole essere organizzati dietro, non concedere poco agli avversari, però vuole anche che noi spingiamo, che facciamo il cross e tutto, però è chiaro che io, come so adesso, devo trovare ancora la forma ottimale, c'ho sempre un po' problemi su quel piede sinistro, però ci sto lavorando e pian piano troverò la mia forma ideale e poi sarà tutto più facile. Si vedrà pure anche dei cambiamenti dopo. Scusami, l'ultima, qual è il problema esattamente al piede sinistro che... No, problema no, sento è un po' che pochettino di problemi alla caviglia, però questo è già non è che non sono che sono abituato già a questi problemi qua, però quando non le avrò più andrà tutto più facile. Corriere dello Sport. Ciao, La ciao. compattezza, la solidità in fase difensiva è una base importante sulla quale potrei costruire un progetto come Champions. Sì, molto importante. Penso che se sei compatto e tutto, viene tutto più facile. E penso che se sei più compatto riesci anche a, non so, portare un 0-0 a casa, o se non prendi gol sei sempre un punto guadagnato, però alla fine se sei sicuro dietro, se non prendi gol e tutto, per dire un gol lo fai sempre. Importante non li prendere. Riccardo Saluso. Ciao Matteo, Ciao. quanto ti senti cresciuto a livello personale da quando sei arrivato a Palermo? Poi, visto che era un po' il periodo delle nazionali, tu magari facendo bene per Palermo, la nazionale ci pensi? No, sì. Allora, prima cosa è che penso che ho fatto anche un salto da Brescia a Palermo, penso di personalità, ho fatto con un saltino. E la cosa del nazionale è che, chiaro, se faccio bene qua, spero che una volta mi convocherà nella nazionale maggiore, però l'unica cosa è che devo fare bene qua e poi tutte le altre cose vengono automaticamente. Danilo di GS. Ciao Sì, ciao Ciao. Fabio. Volevo chiederti, quando sei arrivato già si era parlato di paragoni con Grosso, con Baldracchi, con i terzini, comunque hanno scritto la storia. Ti ha pesato un pochettino questi paragoni, queste voci? E proprio volevo chiederti anche il passaggio tra Gattuso e Iachini, si è condizionato anche un po' il tuo ambientamento con la squadra, con il mondo e tutte cose. No, pesato, pesato no. Devo chiedere perché mi è pesato. Non so perché mi deve pesare questa cosa. E l'altra cosa è che è chiaro che sono due allenatori diversi. Ognuno lavora nel suo modo e io mi provo ad adattare ai lavori che fanno questi allenatori e provo a dare sempre il massimo. Altre domande? Sì, diciamo questa partita di Reggio Calabria è sempre stato
passato, perché Palermo ultimamente un campo, ultimamente, quando ci giocava 10 anni fa, un campo un po' difficile come ambiente, come anche questa partita può essere un punto di svolta per come ci arriva il Palermo, per la situazione sta vivendo la regina. Come, che ambiente vi aspettate, insomma, che tipo di partita potrebbe essere? Beh, sicuramente un ambiente caldo, un campo difficile, però noi andiamo lì a fare una, provare a fare una buona prestazione e poi tutte le cose arriveranno. L'importante è fare una buona prestazione e far bene. Però sappiamo che è una gara difficile, su un campo difficile, e ci siamo messi pure con la testa. Visto quello che avete fatto da Avellino, c'è la così anche consapevolezza che forse viene più facile giocare in trasferta che non in casa? Se vi posso permettere, da quando è arrivato il mister in casa sono... No, sono di più adesso, perché hai fatto prima di Avellino erano 6 e 6, 12, adesso ci sono 3 punti in più in casa presi. Intendo proprio più facile giocare, sabato. Nel senso giocare, non come punti e risultati. No, per noi i nostri tifosi sono importanti, ci spingono, ci aiutano e poi questa è una cosa importante, giocare in casa. Fabrizio, volevi la gazzetta? Alla luce di quello che è successo ieri tra Ternana e Empoli, considerando che ci lanciamo Empoli, prossimo turno, andare a fare questa partita contro la Regina assume un valore più importante rispetto a una gara normale di campionato? Cioè, voi avreste un match ball per andare al primo posto. È qualcosa a cui state pensando o non ci state pensando più? Per me, penso anche per gli altri, non è parità. È una partita uguale per noi. Noi è una partita che valgono 3 punti, che proviamo a fare questi 3 punti, e cosa fanno gli altri ci può fregare di più e meno. È importante che portiamo i punti a casa noi e andare su nella classifica. Poi cosa fanno gli altri alla fine ci conta poco. L'importante cosa facciamo noi e come ci mettiamo in campo noi e come facciamo le partite. Però ieri sera mezzo sorriso quando la Ternana ha battuto e poi non è scappato. Sì, chiaro che poi si vedi che ha vinto ieri la Ternana è stato positivo. Però è chiaro che noi la prima cosa andiamo ad andare a Reggio e fare una buona partita per poi andare avanti così. Ti aspettavi questo rendimento così importante da parte di Rafferty e Veloso? Ci sono stati un momento in cui c'era bisogno e hanno risposto? No, questo che chiede il mister. Tutti siamo importanti. Ognun giocatore importante si è visto adesso con Andrea, che quando è entrata ha fatto sempre bene, dà sempre il massimo. Ma non parlo solo di Andrea, parlo di tutti che sono entrato e hanno dato sempre il massimo. È quello che è anche un po' la mentalità di noi, che se uno in panchina entra deve dare il 110%, e penso questo è il segreto, che entra uno e dà sempre il massimo. Si è visto adesso con Andrea e con Kai. Toni? Fabio, pensi che realmente il Palermo deve fare la corsa su Lanciano ed Empoli, oppure Pescara, Siena e la terza squadra di Brescia alla lunga ce ne ritroveremo davanti? Per me Pescara, Siena e Brescia sono sempre grandi squadre. Adesso non stanno andando bene, però noi guardiamo per noi. Noi dobbiamo guardare partita per partita e provare a dare sempre il massimo e giocare bene e fare una buona prestazione. Poi tutte le cose si vedranno in futuro, come andranno a finire. Va bene così? Riccardo, si completa? Quanto è stato importante avere anche i tifosi accanto sabato pomeriggio? Se è stato praticamente il pubblico quasi delle grandi fasi? No, è stato molto importante. Penso che il tifo era eccezionale e ci ha spinto molto, pure alla fine quando stavamo vincendo gli ultimi 5 minuti. Si è sentito sempre qualcosa, è stato bellissimo. Poi vincere 3-0 un derby così è stato bello.